Primo Fit Christmas, gioiosa, un successo che è andato oltre le aspettative, un sogno che sta diventando realtà per il centro neurologico di Locri, ha dichiarato il professor Fausto Certomà, presidente dell'associazione Calabria Fit Walking, che è stata la promotrice della manifestazione Fit Christmas Gioiosa, svolta nel centro della Vallata del Torbido. È il nostro obiettivo da sempre, quindi sempre presenti, sempre attivi, perché come ho sempre detto non ha senso fare un'attività fisica come il Fit Walking che è di salute, non è di competizione, per non aiutare gli altri, quindi ci saremo sempre. Il vostro è diventato un movimento ormai, si espande a macchia d'olio. Sì, devo dire che 10 anni fa, 11 anni fa abbiamo avuto una visione, la visione di vedere tanta gente camminare, camminare per se stessi, per la salute, camminare per vedere luoghi straordinari come oggi può essere Gioiosa Superiore e come tutti i posti, in particolare del Meridione, devo dire la verità. E questa è stata una scommessa vinta e quindi sono felicissimo di quello. Guardandomi indietro ripeterei tutto quello che ho fatto. Sport e solidarietà camminano ovviamente insieme per raggiungere un obiettivo importante, quello di creare un vero e proprio giardino per i pazienti del centro neurologico di Locri. La partecipazione è importante e ieri c'è stata. Tra gli altri ha partecipato pure il vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che come si vede dalle immagini non si è risparmiato in perfetta divisa natalizia. Grande partecipazione e tanto entusiasmo che, come sostengono gli altri organizzatori guidati da Vincenzo Logozzo, sarà una grande chance per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'unità si c'è, ci sarà sempre accanto alle iniziative a favore loro, di questi nostri amici speciali. Questa volta siamo insieme alla consulta delle associazioni per questo scopo benefico che, dove si vorrebbe realizzare, anzi diciamo che sta prendendo forma, ho constatato io personalmente un'area verde, un frutteto con annesso campo bocce e con lo scopo, il fine, che possa essere un luogo di incontro, perché loro hanno bisogno di più sorrisi, più gioia e più vitalità. Quel luogo è una buona struttura, e non gli manca niente, però sono in una bolla, escono poco e almeno si cerca di creare un po' di vita. Silvana Modica, il direttore del centro neurologico, insomma, si sta concretizzando quanto si era paventato mesi fa? Sì, in effetti siamo a una direttura d'arrivo, pare. Comunque hanno già iniziato i lavori, quindi ora è importante continuare, finire di raccogliere questi soldi in modo da poter realizzare quello che si è progettato. È straordinario questo incontro continuo tra istituzione e volontariato. Sì, pare che abbia preso una bella piega questa volta, no? Ma in realtà le associazioni sono la vita di una comunità, se non ci fossero sarebbe tutto un attimino più difficile, e quindi grazie alle associazioni si possono creare momenti di questo tipo e soprattutto creare la coscienza civile di una cittadinanza attiva e della partecipazione. E poi ovviamente questo è un segnale, allo stesso modo questa partecipazione popolare, comunque la partecipazione popolare al bene comune, a questa iniziativa, non toglie il fatto che è una comunità attenta, che ovviamente sul tema della sanità attende gli interventi, diciamo, che tutta la Locri attende da tempo, anche come medicina del territorio. In realtà sulla casa di comunità Gioiosa, dove ci aspettiamo un intervento serio che possa fare l'ASPI, in maniera tale che questo poliambulatorio per tutta la Valle del Torbido e del Comprensorio possa diventare qualcosa in più. Creare sinergia, creare attenzione intorno ad una finalità di solidarietà, io credo che sia una bella iniziativa questa, che ci aiuta veramente ad apprezzare come il camminare incontro a chi è nel bisogno, a chi è nella necessità. Io credo che questo non debba essere soltanto un'iniziativa naturalmente legata al Natale, ma deve essere un'iniziativa che ci coinvolge tutto l'anno. Farà la camminata? Farà bene la camminata, fa bene all'anima e al corpo. Allenato, eccellenza, sì. Ci proverò. Andiamo. Quindi adesso cammineremo tutti insieme, a dimostrazione di come quando le persone vengono chiamate all'appello rispondono sempre. Questa è una bellissima iniziativa, devo dire che la consulta delle associazioni Gioiosa Ionica, insieme a tante realtà del territorio, non solo di Gioiosa ma della Locride, hanno costruito, hanno voluto fortemente questa iniziativa. Noi come amministrazione convintamente l'abbiamo sostenuta e la sosteniamo, e crediamo che oggi sarà veramente una bella pagina per il nostro territorio. L'unione veramente di tutta Gioiosa che partecipa a questo evento
per un bene grande, e quindi è importante soprattutto sottolineare questo per coloro che a volte sono gli ultimi della nostra società, no? Quindi è bello che in tutto questo ci sia questa partecipazione. La Consulta delle associazioni è stata veramente, si è impegnata tanto, un bel risultato in questo contesto. Ma questa è la più bella iniziativa che noi potevamo immaginare per tutte le finalità che ci siamo già ampiamente detti, perché questa è la camminata, che la camminata del cuore, per chi davvero ha bisogno oggi di un nostro supporto, del nostro aiuto, di tutta la nostra vicinanza. La finalità è nobile, è regalare un pezzo di normalità a questi disabili che hanno bisogno di assistenza, di normalità, che hanno bisogno di vicinanza. Deve essere un'iniziativa che non può essere finalizzata solo a questo momento, ma bisogna continuare in questa direzione. Siamo convinti di dover portare fino in fondo questa iniziativa, perché non solo è interessante per quanto riguarda queste persone che sono degenti in un posto e anche senza un'assistenza sufficiente, ma per il decoro di tutti quanti noi e per dare a una struttura che già esiste una maggiore consistenza, perché abbia una migliore funzionalità. La gente ci segue, crede in quello che facciamo, e quindi il fatto di vedere tante persone ci inorgoglisce veramente, e quindi dobbiamo ringraziare tutta la sensibilità straordinaria della nostra comunità. E un ringraziamento lo devo fare a una persona speciale, approfitto che non è qua, a Vincenzo Logozzo. Io da genitore lo voglio ringraziare, e da mamma, perché ce ne fossero 10.000 di Vincenzo Logozzo. Io dico pure che ce ne fossero 10.000 come te, perché tu hai fatto battaglie incredibili, anche perché colpita in prima persona, insomma. Ma io sono una mamma, Vincenzo invece no, e quindi quella sensibilità che gli nasce dal cuore, veramente gli devo dire grazie. Diciamo, se una mamma può avere un piccolo interesse, mentre Vincenzo non ce l'ha. Vincenzo non ce l'ha, ed è una persona che veramente, se siamo arrivati qui e io insieme alle associazioni otteniamo questo, un grazie va veramente a lui.